Edizione della sera del TG Versilia, buonasera e bentrovati. Come annunciato è stato il giorno della protesta a Viareggio per riaver aperta la piscina comunale che da martedì è chiusa come conseguenza del fallimento della Viareggio Patrimonio. In piazza di fronte al municipio intere famiglie, grandi e piccoli, i gestori e i lavoratori. Dal comune intanto assicurano che si cercherà di riaprirla e che non andrà in mano ai privati. Sentiamo il servizio. Tutti in piazza per chiedere la riapertura della piscina comunale di Viareggio. C'erano i gestori a manifestare di fronte al municipio, insieme ai lavoratori rimasti a casa dopo la chiusura dell'impianto della Darsena, causato dal fallimento della Viareggio Patrimonio. Ma c'erano anche famiglie intere, grandi e piccoli utenti della piscina, dove da sempre si allenano atleti, sportivi, ma anche diversamente abili e soggetti in cura fisioterapica. È un servizio per tutta la città e non è giusto che ne sia privata. Altri comuni ci tengono a questo servizio e non si vede perché Viareggio ci debba rinunciare. Questo è il disegno del mio bimbo che ha 6 anni e che ha espresso anche lui il suo dissenso alla chiusura della piscina. Di fatto lei si è trovata a casa da un giorno all'altro? Sì. Io l'ho saputo la mattina alle 7, quando alle 7 e mezzo dovevo andare a aprire l'impianto, che da quel giorno lì sarei stata senza lavoro, quindi è praticamente una settimana che sono senza lavoro. Non c'è stato il confronto sperato con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, impegnato in prefettura. In attesa dell'incontro promesso per i prossimi giorni, l'assessore Laura Servetti assicura che non ci sarà una privatizzazione della piscina comunale e che si cercherà al più presto un nuovo gestore, che però dovrà stare alle difficili condizioni economiche imposte dal Tribunale attraverso la curatela fallimentare. No, allora la volontà dell'amministrazione è quella di cercare di risolvere il problema. Se non si fa avanti nessuno, necessariamente va sciolto il nodo della proprietà. Sciolto quello, il bando di affidamento, peraltro questo avviene abitualmente anche all'esterno, o viene fatto dal comune o viene fatto dalla Viareggio Patrimonio. Di certo si cercherà di affidare la piscina per cercare di riportare ovviamente la struttura al pieno regime. E intanto Forza Italia e Lega Nord, i gruppi consigliari di Viareggio sugli impianti sportivi in generale, non soltanto la piscina comunale, chiedono la convocazione della Commissione Sport per discutere nei dettagli il futuro delle strutture sportive cittadine. E intanto sul tavolo del sindaco finisce anche un'altra delicata questione, tutta occupazionale, quella dei lavoratori del Festival Puccini, che chiedono l'apertura di un tavolo di crisi proprio all'amministrazione comunale, vista l'ipotesi di licenziamento per preferire lavoratori stagionali. Sentiamo servizio. Chiederanno l'apertura di un tavolo di crisi all'amministrazione comunale di Viareggio i lavoratori del Festival Puccini di Torre del Lago, alla luce della volontà della Fondazione di esternalizzare parte della forza lavoro in vista della prossima stagione lirica per tagliare i costi e garantire l'attività del Festival. È quanto emerso dal tavolo sindacale aperto presso la Camera del Lavoro di Viareggio giovedì sera. Secondo la CGIL è ormai una certezza l'arrivo di lettere di licenziamento per una buona parte dei lavoratori a tempo indeterminato e stagionali. La Fondazione ha già pubblicato i bandi per selezionare aziende terze interessate a fornire manodopera. Saranno lasciate a casa, denuncia ancora CGIL, centinaia di persone che vantano con orgoglio una collaborazione storica con il Festival. Un'ipotesi che ufficialmente non ha ancora confermato la Fondazione Puccini, che agli occhi dei lavoratori a questo punto risulta non attendibile. Per questo, con il supporto del sindacato, viene spostata la questione sul tavolo della Giunta De Ghingaro, già affollato dalle emergenze occupazionali delle società partecipate, Patrimonio e Centro Congressi. Non ci sarà un centro di accoglienza migranti a Viareggio, un vero e proprio hub, ma arriveranno nuovi profughi, circa una ventina di qui a settembre. È stato stabilito in un incontro in prefettura questa mattina fra il sindaco e il prefetto Cagliostro. Sentiamo i dettagli. L'arrivo di alcuni gruppi di migranti, si parla di una ventina di persone che verranno ospitate sul territorio comunale di Viareggio, susciterà opinioni e reazioni diverse nella popolazione, che chiede di essere informata e di comprendere che tipo di accoglienza verrà riservata a questi extracomunitari. La problematica relativa all'ospitalità dei richiedenti asilo è stata al centro di un incontro tenutosi stamani tra il prefetto Giovanna Cagliostro e il sindaco Giorgio Del Ghingaro, accompagnato dagli assessori Maurizio Manzo e Sandra May.
Scongiurata la creazione in città di un centro accoglienza profughi, in alternativa è stato individuato un percorso graduale e condiviso di integrazione sul territorio di Viareggio di una contenuta aliquota di migranti. L'incontro di stamani con il prefetto è stata l'occasione per il sindaco del Ghingaro di portare all'attenzione del funzionario governativo le diverse problematiche che preoccupano, e non poco, la città. Dall'emergenza abitativa alla sicurezza, con particolare riferimento alla Pineta di Ponente, alla stazione ferroviaria e alla passeggiata a mare, dove non più tardi di un mese fa è stato ucciso a coltellate un uomo. In particolare il sindaco ha chiesto al prefetto Cagliostro di valutare la possibilità di mettere a punto un piano straordinario per la sicurezza a Viareggio, rendendosi disponibile a condividere con tutti i possibili attori le soluzioni più idonee a migliorare il sistema sicurezza nel territorio comunale viareggino. Il prefetto Cagliostro ha assicurato la massima disponibilità ad affrontare a breve le questioni prospettate. Come ricordato nel servizio, uno degli episodi che più ha fatto discutere e che ha scosso Viareggio è stato l'omicidio in passeggiata. È passato praticamente un mese, il 19 di aprile si terrà l'incidente probatorio nel corso delle indagini in mano alla procura. Intanto ai nostri microfoni ha parlato la giovane vedova della vittima di quel delitto. Sentiamo il nostro servizio. Un regolamento di conti per una partita di droga non pagata. È questo il movente ricostruito dal commissariato di polizia di Viareggio sull'omicidio consumatosi in pieno giorno in passeggiata nel tardo pomeriggio del 10 marzo scorso. Tre coltellate sferrate senza pietà di fronte agli occhi di decine di passanti che sono costate la vita ad Ayoud El Fadili, 26enne, marocchino. Il presunto assassino, Abdel Kader Fakar, è stato preso nel giro di poche ore. Le indagini della procura di Lucca proseguono. L'accusa è di omicidio volontario. Il 19 di aprile si terrà l'incidente probatorio. Verrà ascoltato uno dei testimoni chiave per ricostruire i dettagli di quel pomeriggio. A distanza di un mese da quel delitto efferrato che ha risvegliato in città paure e interrogativi sulla sicurezza mai sopiti, parla ai nostri microfoni la vedova della vittima, una giovane viareggina di appena 20 anni che da 2 anni era sposata con Ayoud. Cioè, non immaginavo e non mi sarei mai aspettata, perché comunque facevo una vita normalissima, come poteva essere la mia, come poteva essere quella di qualsiasi ragazzo di quell'età o di qualsiasi persona. Di notte era a casa, sicché non ha mai avuto problemi con nessuno, non ho mai avuto sospetti, non ha mai avuto comunque persone con cui avesse discussioni o problemi che ti potevano far tornare a questa cosa, quindi non in quel senso lì ho detto mi può aver mentito. A questo punto, passato praticamente un mese, con la polizia che quasi subito ha stretto il cerchio intorno al presunto colpevole, di cosa ti resta da chiedere? Giustizia, perché al di là che sia un ragazzo di 26 anni, qualsiasi persona, anche a 90 anni, come dice, arrivata la sua ora, non merita di morire in questo modo. Soprattutto così, in modo sofferente, a quest'età, davanti a un sacco di persone. La cronaca, un incendio che si è generato intorno alle 3 in seguito ad un cortocircuito in una baracca adiacente a un'abitazione a Cerreta di Sant'Antonio, siamo sulla montagna Seravezzina, ha danneggiato nella notte scorsa 2 auto, uno scooter ed un'ape di proprietà della famiglia che abita accanto al rimessaggio, che poi ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi. Inseguiti e arrestati dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri dopo aver tentato di scassinare un'auto a Forte dei Marmi. È successo nella nottata a Forte, sono intervenuti gli agenti della Municipale, i militari, la vicenda è finita con 2 persone agli arresti domiciliari, un 39enne residente a Perugia e la compagna di 34 anni che sono appunto stati individuati dalle forze dell'ordine. Lasciamo la cronaca adesso, ci spostiamo con le immagini al Lido di Camaiore, dove tornano a protestare i residenti di via Buonarroti per lo stato del terreno che un tempo ospitava i vivai comunali. Sentiamo il servizio.
Ci risiamo. Erba alta, piante abbattute dal vento, incuria e sporcizia varia regnano ancora una volta sovrane nel terreno di via Buonarroti a Lido di Camaiore e per l'ennesima volta i residenti della zona, molto abitata, chiedono interventi al comune. La vicenda è nota. Il terreno sul quale sorgevano i vivai comunali fu ceduto alla società immobiliare Unieco in cambio della costruzione dei nuovi plessi scolastici di Lido. Il Consiglio Comunale aveva dato l'ok nel 2013 ad un complesso piano di recupero dell'area che costeggia la 167. Tre villette dovevano essere costruite insieme a parcheggi e parchi pubblici che avrebbero riqualificato tutto il quartiere. E invece, complice la crisi, il progetto immobiliare non è mai decollato e il campo è rimasto preda del degrado. Con l'arrivo della primavera, rettili e roditori sono tornati a fare visita nelle case del vicinato e così monta la protesta tra i residenti che più volte in passato hanno preso carta e penna e scritto al sindaco. La situazione non è accettabile, commenta Alessandro Del Dotto al TG Versilia. Presto sarà firmata un'ordinanza per imporre al privato di ripristinare il decoro e l'igiene del terreno. In attesa che di qui alla scadenza del piano attuativo pubblico-privato, ovvero il 2020, la situazione sia sbloccata definitivamente. Operazione di pulizia invece a Viareggio in corrispondenza della Casa delle Donne al quartiere Marco Polo, pulizia e riassetto della struttura di via Fratti, sei risorse che ringrazio i volontari che hanno operato proprio nella mattinata di mercoledì. Sulla situazione appunto di bisogno di pulizia della Casa delle Donne, segnalata all'Associazione Viareggio Pulita l'emergenza, stato di abbandono degli spazi esterni, come abbiamo visto anche in alcune foto, sono partite le operazioni di pulizia. In questo modo, fa sapere Sea, proseguono, come già successo in Piazza Neruda, le operazioni di cura del territorio e del verde e di affiancamento delle iniziative dei cittadini volontari da parte di Sea, operazione iniziata nell'ottobre scorso con i sopralluoghi e effettuati dalla stessa società insieme all'amministrazione comunale e questo appunto è il risultato come era prima, come vediamo in quest'ultima foto e come è il risultato dopo le pulizie. A Lido di Camaiore invece le operazioni partiranno a breve nell'area ex Bussola Domani che come sapete dovrà ospitare nuovamente per il 2017 il Parco Arena. Sono state infatti assegnati i lavori da parte del Comune. Di questo e anche di molto altro si è parlato nell'ultima puntata di Carta in Tavola in onda il giovedì sera su Rete Versilia insieme al Sindaco Del Dotto. Sentiamo. Il progetto di rinascita di Bussola Domani, impossibile non ricordare lo storico tendone ideato da Sergio Bernardini che nella Versilia degli anni 70 ospitò concerti e artisti di calibro internazionale, sta diventando ogni giorno di più una concreta realtà. I lavori per trasformare quello che ormai è un grande parco abbandonato a pochi passi dal mare, a Lido di Camaiore, sono stati aggiudicati con una gara pubblica ad un'azienda perugina. Una delle ditte che ha partecipato alla gara intende ricorrere al TAR ritenendo di essere stata danneggiata. Nessuno potrà far ritardare i lavori, ha detto il sindaco Del Dotto, ospite ieri sera di Carta in Tavola. L'intenzione del Comune di Camaiore ovviamente è di spingere molto velocemente perché questa grande riqualificazione non venga bloccata né dalla burocrazia né tantomeno ovviamente da altri tipi di opposizioni. Ci sono ovviamente i presupposti della consegna urgente perché ci sono da fare le piantumazioni e non si può aspettare la stagione estiva. La nostra volontà ovviamente è quella di portare a compimento questa riqualificazione molto velocemente. Poi rispetto a un'ambizione originaria che c'era ed era quella di alimentare già nell'estate 2017 importanti eventi, parlando con alcuni dei nostri interlocutori, in particolare mi riferisco a Mimmo D'Alessandro che saluto e al figlio Enrico, abbiamo appunto deciso di pensare a un qualcosa di molto grande prima della fine del 2016. Il parco al suo interno ospiterà un'arena di circa 16.000 metri quadrati con un palco orientato verso il mare per ospitare eventi e concerti da 40 a 50.000 spettatori. È un investimento strategico, vorrei ricordarlo, perché è un investimento su cui tante amministrazioni hanno detto, poche amministrazioni sono riuscite a concretizzare qualcosa. Noi, oltre a concretizzare risorse completamente proprie dell'amministrazione, con un investimento che sfiora il milione di euro per una riqualificazione a parco pubblico e arena eventi,
Torniamo alla cronaca. Un intervento di ricerca per un disperso sul Monte Gabberi, sulle Apuane, ha visto impegnate nel pomeriggio di ieri per circa 3 ore due squadre del soccorso alpino della stazione di Querceta. L'escursionista, un 43enne di Pisa, era insieme alla moglie e al figlio, partiti dal Monte Gabberi sul fronte camaiorese, si sono spinti fino a Farnocchia, nello Stazzemese. Ha sbagliato sentiero, poi l'uomo, nel tornare a recuperare l'auto, non ha saputo ritrovare la strada del ritorno. Era stato determinato l'intervento dei volontari del soccorso intorno alle 16 per recuperarlo sano e salvo. A Pietrasanta adesso invece con le immagini dove è stato messo a nuovo il museo dedicato a padre Eugenio Barsanti. Vediamo. Riapre i battenti a Pietrasanta, al primo piano di Palazzo Panichi, il museo Barsanti. Piccoli gli spazi a disposizione, ma grandi e preziosi i cimeli in esposizione per il pubblico. C'è il primo esempio di applicazione di un motore a scoppio per l'azionamento di macchine e utensili e il primo motore Fiat montato sulla prima vettura del Lingotto. Il rinnovato museo è stato tenuto a battesimo nello scorso fine settimana in occasione della consegna del premio internazionale Barsanti Matteucci. Grazie alla contemporanea inaugurazione del museo vetrina dei Bozzetti nello stesso palazzo sarà più fruibile anche lo spazio dedicato a padre Eugenio Barsanti, pietrasantino, di cui il prossimo 18 aprile ricorrerà il 152esimo anniversario della morte. Uno spazio per troppo tempo chiuso, non fruito dalle persone, ma in particolare dai giovani, dalle scuole, da coloro i quali si volevano rendere conto di colui il quale aveva dato inizio a quello che è oggi la modernità, perché il motore ovviamente conduce tutti noi ovunque. Oggi con la riapertura del museo a Barsanti e ovviamente con l'inaugurazione del museo dei Bozzetti in vetrina diamo un'altra spinta importante allo sviluppo economico del territorio e mettiamo a disposizione del grande pubblico la nostra storia, il nostro pezzo di cuore, la nostra vita. Veniamo adesso alla pagina sportiva. In casa del Viareggio Calcio c'è fiducia e voglia di riscatto domenica contro il Poggi Bonsi per guadagnare punti salvezza preziosi. Roy Lepore. Il capitano del Viareggio Lorenzo Fiale spera di non subire un gol rocambolesco come è avvenuto domenica scorsa in occasione della gara con la Massese, che l'ha visto indirettamente protagonista per la carambola che il pallone ha effettuato sul suo corpo e poi è andato sui piedi dell'avversario che ha trafitto il portiere Cipriani. Tutto questo alla vigilia della partita di Poggi Bonsi, dove il Viareggio spera domenica di conquistare i punti della matematica salvezza. Intanto in settimana il presidente Cristiano Baroni ha premiato il dirigente Orlando Orlandi per il suo attaccamento e la sua collaborazione al sodalizio bianconero. È stato un gol un po' rocambolesco perché è stata una palla deviata da Visibelli, poi è finita a Falchini di rimpallo, me l'ha tirato addosso a me, tra l'altro mi ha fatto un male bestia perché sappiamo dove. Proprio lì la palla è ritornata a lui che da terra è riuscita a mettere questo ragazzo qui che ha fatto un gol bellissimo davvero, penso potesse far gol solo così, però è anche vero che noi abbiamo fatto gol su una disattenzione madornale insomma di un loro giocatore, penso che alla fine forse il pari sia giusto. Ecco. È mancato forse un po' di grinta o no? Ma no, non penso, dai, sinceramente un filino di delusione c'è, no? Perché magari c'erano anche gli ultras, hai visto in tribuna? Sì, assolutamente, lo sapevamo che era una partita sentita, anzi l'abbiamo ringraziati perché davvero ci hanno incitato tutta la partita. E sarà vietata la trasferta ai tifosi del Poggi Bonsi domenica su provvedimento del prefetto di Siena in occasione del match Poggi Bonsi-Viareggio per i fatti avvenuti domenica scorsa prima del derby tra Viareggio e Massese, per il quale sono stati portati in commissariato 7 tifosi del Viareggio prima che potessero venire in contatto con i tifosi apuani all'esterno dello stadio. E si giocherà in assenza di spettatori anche l'incontro tra Massese e Colligiana, previsto sempre per domenica 10 aprile, decisione che in questo caso è stata adottata dalla prefettura di Massa a seguito del comportamento intemperante tenuto dalla tifoseria massese nell'ultimo incontro casalingo. In particolare il riferimento è proprio al match tra Viareggio e Massese del 3 aprile scorso. Questi dunque i provvedimenti per i prossimi incontri di campionato.
Cambiamo sport, veniamo al tennis, un traguardo storico per un circolo viareggino che compie 120 anni, il circolo del tennis di Viareggio e della Pineta, vediamo. È il circolo del tennis nella Pineta di Viareggio che taglia l'importante traguardo dei 120 anni. Era il 1896 quando tutto ebbe inizio grazie a un gentleman inglese, commerciante di marmi, che chiese e ottenne una concessione per la realizzazione di un campo da tennis nella Pineta a pochi metri dal mare. Fu subito un successo e non solo per appassionati di tennis. Ben presto la struttura fu frequentata sempre più da amanti della vita mondana e il circolo divenne da subito non solo un punto di riferimento per il tempo libero e lo sport, ma anche un ritrovo per trascorrere qualche serata insieme. Qui si svolsero i primi tornei internazionali e tutti i campioni di allora, ad eccezione dell'australiano Lever e dello spagnolo Santana, hanno giocato sulla terra rossa dei campi del circolo viareggino. Per festeggiare i 120 anni di attività ininterrotta si giocheranno due importanti all'8 maggio ci saranno i campionati toscani giovanili e dal 13 al 22 il torneo Open 6000. Due tornei importanti per festeggiare i nostri 120 anni di vita. Dal 1 all'8 maggio campionati toscani under 12, cioè fino a 12 anni, giovani ma belli, bravi giocatori che cominciano a affacciarsi al mondo dello sport. Dal 13 al 22 maggio un torneo Open, terzo trofeo città di Viareggio, che noi vogliamo presentare nella sua grandezza, cioè sperando di avere, e li avremo, degli ottimi giocatori che faranno rivivere i fasti della nostra attività organizzativa e sportiva degli anni passati. Oggi il circolo del tennis di Viareggio, aggiunge il presidente Fazzini, così come ieri, rimane un luogo meraviglioso, un autentico paradiso per gli sportivi, sia per gli anziani che per i più giovani. La nostra grande fortuna, conclude Fazzini, è quella di essere al di dentro della pineta della città, di rara bellezza. Ok, su pista, vigilia di campionato per le versiliesi, sabato sera si torna a giocare in Serie A1, il Forte è raggiunto in vetta alla classifica da Matera e Breganze dopo l'inaspettato KO in trasferta contro il Monza, martedì sera volerà a Giovinazzo, mentre il CGC Viareggio, battuto seppur di misura 1-0 contro il Lodi nell'ultima giornata, che ha visto anche il ritorno seppur in panchina di Mirko Bertolucci, se la vedrà in casa contro il Follonica. Ci fermiamo per una pausa, l'informazione prosegue, rimanete con noi.